dopo aver fatto il video su se vale la pena una mountain bike elettrica usata sul canale, trovate il video, e anche quello che riguarda il camper usato, se ne vale la pena, è un incubo, sul canale trovate sempre il video. E ho pensato che adesso fosse il turno di lei, il GS, anche lei presa usata nel lontano 2018, me l'ha fatta passare un po'. E un piccolo riassunto di tutta la storia. Come dicevo, me ne ha fatte passare un po'. Presa usata a 25.000 km, trentesimo anniversario, praticamente non aveva camminato quasi mai, perfetta in tutte le sue parti, le serigrafie delle manopole ancora tutte ben visibili perché stava sempre tenuta a chiuso. Mi sembrava un buon affare. Prima di prenderla mi sono studiato un po' quello che si diceva in giro del GS e c'erano alcuni problemi ricorrenti, che però a me sembravano più un'isteria, quando comincia a girare una voce poi diventa vera anche se non lo è. Però mi sono dovuto ricredere, mi sono dovuto segnare tutta la serie di lavori che ho fatto. Questo video arriva al momento in cui lei ha quasi fatto 100.000 km, si trova a 97.000, quindi mi sembra un momento adatto per fare una valutazione su un range di 100.000 km. Appena presa era nuda, non aveva niente, era proprio turistica da strada e me la sono un po' dovuta risistemare per le mie esigenze. La prima cosa è stato il paramotore HID, questo qui, che ho scelto questo qua perché il problema di questa moto è che l'attacco del paramotore, di queste strutture e soprattutto del paracoppa sotto, al blocco motore stesso, quindi spesso qui sotto qualcuno si è ritrovato che ha spaccato il supporto sul basamento del motore. Quindi ho scelto questo qui come paramotore perché ha queste due barre massicce che si vanno ad attaccare al telaio qui, quindi la speranza è che lì sotto scarichi molto meno le spinte, le forze quando. E devo ammettere che è così perché è volata per terra qualche volta. Essendo BMW, mi aspettavo che tutti i materiali fossero di una certa qualità, la moto intera fosse concepita, anche perché te la fanno pagare un bel po' da nuova, con materiali di una certa qualità, mentre invece già si iniziava male, perché io l'ho presa con il faro, questo qui davanti, annerito, la parabola, problema cronico di tutte le GS, di tutte le GS di questa serie, e lì mi sono dovuto un po' attrezzare per rimediare la cosa senza dover spendere, a quel tempo forse erano almeno 200-250 euro, una cosa del genere, la vado a memoria. Me la sono un po' personalizzata e un po' cucita addosso per le esigenze che avevo, montando il cruscotto aggiuntivo, che ha 18 funzioni, permette di tenere sotto controllo un po' di più quello che succede nella moto, soprattutto per quanto riguarda l'impianto elettrico. Questo qui è il monitoraggio del voltaggio. Qui abbiamo voltaggio minimo e voltaggio massimo registrato. E da qui mi sono accorto che lo statore cominciava a perdere colpi. Questi sono LED programmabili. Adesso se io faccio partire il motore, 3,17, 13,9, 14 quasi è nulla. Ecco, siamo a 13 volt, accende solo il primo LED, adesso piano piano scende. Ecco, 12,6 accende anche l'altro LED. Quindi quei due LED mi hanno fatto subito capire che qualcosa non andava. Rider aggiuntivi, leve freno regolabili, corte irregolabili nella posizione, e in più poi guardandola un po' ho aggiunto più protezioni possibili per l'uso un po' pesante che pensavo di farne, o che ne ho fatto fino a un po' di tempo fa. Questa copertura per il silenziatore, che praticamente ha le dimensioni di uno scaldabagno, che poi si è rivelato completamente inutile, perché quando questo prende i colpi li trasferisce tutti al silenziatore sotto e lo abbozza, quindi. Però almeno per il calore funziona molto molto bene. Ho aggiunto la protezione qui sul carter motore per quanto riguarda la leva del cambio per evitare che possa, magari quando cade, schiacciata contro il carter, possa danneggiarlo e farti ritrovare un po' nel guai.
disperso magari tra le montagne. Sempre la leva del cambio l'ho modificata rendendola pieghevole e regolabile in lunghezza e in inclinazione, piuttosto che tenere la leva originale, che praticamente è un pezzo di ferro dritto che andava lì. Chi l'ho visto più di una volta, chi andava a fare fuori strada con quello originale, che si piega in posizioni assurde quando cade la moto. Anche per di qua, per quanto riguarda la leva freno, ho fatto delle modifiche per usarli con gli stivali. L'ho resa regolabile in lunghezza, ho aumentato un po' lo spessore, il punto di appoggio del freno. Ho pensato di aggiungere anche questa protezione nel caso questa andasse contro lo scarico, sperando di limitare i danni. Sul paracoppa poi ho aggiunto questa, diciamo, contenitore, dove lì dentro c'è una piccola officina. Il momento in cui ho capito che BMW è, almeno qua, poi non lo so, è un po' una fregatura, perché sta moto costava un botto, non te la regalavano di certo quando l'andavi a prendere al concessionario. E uno dei primi lavori che ho dovuto fare a 25, intorno ai 30.000, proprio poco dopo, e già quello non è un buon segno, sono i cuscinetti di sterzo. Quando io ho smontato lì per fare il lavoro, ho visto che nella parte superiore, qui sopra, non c'è neanche il parapolvere. Ma quanto può costare mettere un parapolvere lì sotto? E poi a 30, quanti furono, circa 30.000 km da lì, da quelle parti, ho dovuto fare tutto il lavoro. Me lo sono fatto io in casa. Ma se la porti in BMW, ti spennano. Cominciando dal faro, poi sto dettaglio qui, ho capito un po' quale sarebbe stato il futuro per lei, e me ne avrebbe fatte passare un po', e così è stato. Una piccola premessa: io prima di lei avevo un Tenere XTZ660, no, XT660Z, il Tenere, la versione prima di quella che c'è attualmente in commercio. Moto estremamente semplice, monocilindrico, una moto estremamente basica, ma per quanto potesse essere basica, aveva almeno le forche davanti regolabili in compressione come il mono posteriore. Lei, le forche davanti così sono, così te le tieni, non hanno regolazione. Solamente sul mono dietro, fatto bene. Per quel mono dietro forse un po' cedevole, ma un buon mono che c'ha la regolazione sia in compressione che nella parte idraulica. Questo mi è piaciuto, mi ci sono trovato bene, senza pretendere enduro estremo, insomma. Le forche davanti non sono regolabili e sono discretamente oscene. Affondava troppo in frenata. Quando chiedevi la prestazione in fuoristrada, fondo corsa a non finire, bastava a volte solo un'impennata durante l'atterraggio, si sentiva in fondo corsa. Il primo step è stato aggiungere uno spessore, credo di 2,5 cm, 3 cm, non ricordo bene. Sul sito trovate tutti i dettagli proprio di tutte le misure, con tutta la descrizione, e già la situazione era migliorata, affondava meno, molto più presente davanti. Ho voluto intervenire pure sull'olio, e avendo aumentato la compressione l'olio era rimasto originale, quindi era forse un po' troppo sfrenata, quindi l'ho rallentata un po', aumentando, aggiungendo olio di gradazione 15, 30 cc per stelo, e la situazione è ancora migliorata. Molto meno ondeggiamento, e in fuoristrada si riusciva a leggere meglio il terreno che passava sotto la ruota. Però mi sono accorto che aveva, dopo qualche mese, monitorando un po' la situazione, mi sono accorto che aveva perso gli ultimi centimetri di corsa, credo c'è 3 centimetri, non li percorreva più. Quindi ho rifatto tutto da capo, ho rimesso l'olio originale 10, quindi ho aggiunto questa volta 20 cc di gradazione 15, e la situazione è diventata ottimale. Tutta la corsa dello stelo è tornata a farla, ad utilizzarla tutta quanta, e sono arrivato così a una situazione ottimale di, diciamo, cedevolezza e prestazione quando viene un po' maltrattata, sia in fuoristrada che su strada. C'è sempre un po' di ondeggiamento, ma c'è un 21 davanti, non è che è un'endurona, quindi non è che si può pretendere più di tanto.
Sempre parlando di qualità BMW, le manopole riscaldate, questa qua ha smesso di funzionare. Mi sono attrezzato un po' artigianalmente per rimetterla in funzione e dovevo sempre rintracciare i tratti della resistenza interna dove si interrompevano. Alla fine ci ho rinunciato, 80 euro a manopola nuova. Poi il cambio candele, un delirio, c'è da smontare tutta la moto. Non è un lavoro complicato, ma diventa molto laborioso, ci vuole una giornata per cambiare due candele. Continuando poi per la serie sulla qualità dei materiali che ha scelto BMW, tutti quei materiali che non sono visibili, come il parapolvere sui cuscinetti di sterzo, la pompa a benzina, 35.000 km, te saluto. Si è fermata, l'ha lasciato per strada, mentre cammini il motore fa on off di colpo e non va più. Il Teneré, quello prima di lei, ha manifestato qualche problema alla pompa di benzina a circa 90.000 km, perché io l'avevo venduta ad una persona che conoscevo, quindi ho seguito la storia ancora del Teneré Yamaha, che il Teneré è entrata in casa mia, così come è entrata così è uscita, non gli ho dovuto cambiare niente, è perfetta, nessun tipo di problema, nonostante la vita pesante che gli ho fatto fare, perché l'ho veramente maltrattata, gli ho fatto passare un po' di tutti i colori, è enduro veramente pesante, cosa che pensavo un po' di fare anche con lei, ma quei 20-30 kg in più si fanno sentire e poi questa è più che altro una signorina. È mascherata da endurona, ma non per me, non può affrontare grandi imprese in fuoristrada, cominciando proprio dal problema principale che è il paracoppa sotto, che è attaccato alla coppa del motore proprio, al motore stesso, quindi il sotto della moto non lo puoi usare. Ogni volta che prendo colpi sotto mi devo fermare per controllare e quindi già questo limita, taglia tantissimo quello che si può fare con questa moto in fuoristrada. E poi arriviamo al capolavoro che mi ha fatto penare veramente tanto, ed è l'ABS, che sempre sul canale ci sono i video, sono tre video. Ci ho messo circa 3 mesi per studiarmi tutto il problema, dove intervenire a colpo sicuro, perché portata in BMW preventivo 1500-1600 euro, cambio tutto, loro cambiano, non è che stanno a perdere tempo a trovare il problema. Tutto il modulo ABS prendono, lo buttano e ne mettono uno nuovo, con la spesa quello che è. E non andava giù la cosa, quindi mi sono messo a studiare il problema. In breve, la prima frenata non c'era, andava a vuoto, bisognava pompare un paio di volte e allora andava in pressione il circuito. Mi sono trovato un ABS usato su eBay, preso da quell'ABS solamente il modulo, la centralina è rimasta la sua per evitare problemi poi di errori che non riconoscesse l'ABS nuovo. Quindi ho trapiantato la centralina dell'ABS mio sul modulo ABS l'altro e finalmente è tornata a funzionare e mi sono risparmiato 1300 euro. BMW, Teneré è entrato e uscito così, senza cambiare neanche una vite. E poi alla fine, per chiudere il cerchio, per dovermi ricredere su quello che leggevo su internet sui problemi cronici di questa moto, e alla fine è arrivato anche per lei il famoso problema dello statore. Avendo montato lo Striker, che ha un monitoraggio sullo stato dell'impianto elettrico, diciamo, con le memorie di voltaggio massimo e voltaggio minimo, mi sono potuto accorgere subito all'istante di quando una delle fasi dello statore cominciava un po' a svalvolare, registrando nelle memorie dei voltaggi bassi e soprattutto al minimo voltaggio basso. Anche di questo qua sul canale ci sono i video di tutti i lavori fatti. Anche lì non sono per niente passato in BMW, perché posso immaginare quanto possono chiedere un lavoro del genere, quindi ho rimediato uno statore usato in buono stato, montato lo statore nuovo e con l'occasione, visto che tante dicerie
che leggevo su internet si sono rivelate vere per i problemi cronici che ha questa moto. Ho seguito anche quello che hanno fatto in tanti, cambiando il regolatore di tensione, mettendo il 775, e anche di questo trovate i video sul canale. E ad oggi, questa circa 70.000 km l'ho cambiata, adesso siamo a 97.000, ancora tutto funziona senza problemi. Per tornare quindi alla conclusione del motivo per cui ho fatto anche quest'altro video rispetto a quello della mountain bike usata e il camper usato. Mountain bike usata, sicuramente soddisfatto, camper usato, sono stato fortunato, è molto pericoloso ma ne vale la pena. Per lei la consiglierei? No. La qualità BMW ma un po' deluso, almeno per questa produzione e questa serie qua. Poi dopo non lo so, magari sono migliorate le cose, però le fanno pagare troppo. Aspetta, aspetta, che forse ho esagerato. Non è poi così tutto da buttare. Insomma, di soddisfazioni me ne andate, perché se no non la tenevo fino a 100.000 km. Messa sulle stradine di montagna, con il motore con i suoi 80-85 cavalli, ne dà di soddisfazione, soprattutto con le sospensioni e le forche regolate per come io amo guidare. ABS! Ne dà le soddisfazioni, si infila, si intraversa come un motard. Cazzo d'ABS! Docile, mai nervosa, non ti mette mai in difficoltà. Dove mostra il fianco è sull'enduro, quello un po' più spinto, quello selvaggio. Ma se rimani su un enduro scorrevole, medio, impegnativo, sì, mostra i suoi limiti ma lo supporta, insomma. Sta contenta. Cassiano, un paio in tanti, Cassiano. Però se fanno pagare troppo. Questa è l'esperienza mia, eh. Io non conto niente, non so nessuno. È solo la mia esperienza. Ciao!